Rassegna stampa di oggi, 3 agosto 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz, Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. L'Air Force Renzi ha volato 88 volte. La lista, dice, del costoso Airbus usata anche sulle rotte più brevi. Alfano è tornato da Bruxelles da solo, in media 23 passeggeri a bordo. Il costo è 25.000 euro l'ora. Sulla distanza vince Paolo Gentiloni, che è ancora ministro degli esteri. Il 28 ottobre 2016 fa un Roma-Marsiglia andata e ritorno. Il gigante ribattezzato Air Force Renzi si alza il volo per 600 km, poco più che Malpensa Fiumicino. A bordo è giusto 7 persone. Razzismo. Fontana dice abroghiamo la legge Mancino e Di Maio risponde non è nel contratto. Conte dice strumento sacrosanto contro odio. Lo scrive il titolare della famiglia su Facebook commentando i fatti degli ultimi giorni, che rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi, alcuni giornalisti e commentatori mainstream e certi partiti, per puntare il dito contro il popolo italiano, accusarlo falsamente di ogni nefandezza. Salvini dice sono d'accordo, ma non è una priorità. Spadafora dice estendere il provvedimento all'omofobia. Vitalizi, il Consiglio di Stato risponde ai dubbi del Senato, sia ai tagli, ma siano razionali e giustificati. Il parere era stato richiesto dal Consiglio di Presidenza dell'Aula, guidata da Maria Elisabetta Alberti Casellati, che dopo l'approvazione alla Camera aveva preso tempo, decidendo anche di audire il presidente dell'INPS, Tito Boeri. I giudici amministrativi hanno anche escluso profili di possibili responsabilità derivante dall'approvazione della nuova normativa. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato ha detto ora la situazione deve sbloccarsi. Aquarius, diario di bordo, ha installato un nuovo container frigorifero per i cadaveri. Aumentate probabilità di morte in mare, hanno detto. Il primo giorno, la mattina inizia e insomma così sarà per tutta la durata del viaggio, con un meeting tra i team di SOS Mediterranei, Medici Senza Frontiere e la Crew che materialmente fa funzionare la nave. Quindi la messa a punto del Mass Casualty Plan, che scatta nel momento in cui ci sono più di 3 persone in stato di incoscienza a bordo. E oggi si incomincia con l'esercitazione. Questo è quanto scrive sul Fatto Quotidiano. Appunto, sapete che su questa nave è partita con questa nave anche il giornalista del Fatto Quotidiano, quindi il Fatto.it è su questa nave, quindi si può aggiornare costantemente sull'andamento. Vaccini, passa emendamento Lega Movimento 5 Stelle che rinvia l'obbligo per iscrizioni a scuola. Ricciardi dell'ISS dice il responsabile. La certificazione sarà richiesta solo dal 2019. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dice privo di razionale etico e scientifico, pone a rischio per un anno la salute di migliaia di bambini. Il presidente della Società Italiana di Medicina Generale dice vaccinateli subito lo stesso, così possiamo tutelare la salute dei bambini e della comunità. L'ex ministro Lorenzin dice di fatto hanno vinto i Novax. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.